Studio Polimedica del dottor Giuseppe Fortugno è un centro medico per la cura dell'obesità e del sovrappeso, specializzato nella prevenzione delle malattie metaboliche. Polimedica, grazie al proprio team di professionisti di altissimo livello e a una struttura moderna, accogliente e funzionale, offre numerosi servizi personalizzati e con standard di qualità elevata. Nutrizione e dietologia, con medico specialista, diabetologia, endocrinologia, ecografia, chirurgia dell'obesità e psichiatria. Inoltre, pacchetti personalizzati per famiglie e per pazienti che effettueranno più visite. Studio Polimedica, Corso Garibaldi 277, Siderno. Polimedica, qualità ed efficienza al tuo servizio. C'è una bevanda per tutti che unisce i sapori e le tradizioni d'Italia. Per lei che cerca il sole nelle giornate più buie. Per te che ami la natura ed il suo gusto unico. Per voi che con quattro risate ed una chitarra create la felicità. Dal profondo sud della Calabria nasce una bevanda dal gusto inconfondibile che è fatta per ognuno di noi, per tutti, per te. Bergotto. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante e pizzeria, a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Parisi Fashion sfila la moda. Stile da femme fatale, look casual chic e note vitaminiche. Scopri con noi capi e gli accessori della prossima stagione calda. Colori brillanti, linee vaporose e tanta voglia di fantasia, di dettagli vistosi. Le collezioni per la primavera estate 2018 viste sulle passerelle. Parisi Fashion sfila le migliori marche. La camiceria Mastai Ferretti, la giubbotteria di Canadians, Alviero Martini, Siviglia, USA Polo, Desigual, My Twin, Lucky Lou, Crit, Diana Gallisi, le borse Gattinoni e Save My Bag. Parisi Fashion sfida la moda in corso Vittorio Emanuele 22 a Siderno. Perché mi cintura necessita tua aiuta, non lo tengo in la spena.
Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con la rassegna stampa di Telemia di questo lunedì 11 giugno. Entriamo subito nel vivo con i titoli di Gazzetta del Sud, che apre con un titolo sottotestata Calcio, Cosenza in finale per la B, Castrovillari promosso. I rossoblù stendono il Sud Tirol 2-0 grazie a un'autorete decisiva al 94esimo minuto. I rossoneri tornano in Serie D. Amministrative 2018 al centro con la Calabria che vince il partito del non voto. L'affluenza alle urne si è fermata al 58,68%, Candidoni e la Maglia Nera con il 22,98%. Locri e Gioiosa Ionica confermano Calabrese e Fuda, Santoro a Terra Vecchia, giunta a San Procopio. La fotonotizia è ancora al centro con Libera Calabria che si schiera col giovane a Paola che perché continuano le minacce al figlio di Pompeo Panaro. L'imprenditore Pompeo Panaro fu fatto sparire per ordine dei clan, lo vediamo qui nella foto. Ancora al centro con la fotonotizia sulle indagini dell'omicidio di Villa Piana. In Germania connection, gli zingari e l'agguato al boss Portoraro. Villa Piano Lido, gli investigatori hanno acquisito le immagini in circuito interno. A spalla di Gazzetta troviamo Catanzaro, cene di Talarico, non pagate il tribunale big della politica. E poi Bibo Valencia, usura e racket, le vittime spesso lasciate da sole. Palmi, le estorsioni a tappeto della Cosca Gallico. Catanzaro, boss latitanti, rimangono in carcere i favoreggiatori. 'Ndrangheta bruciata, la villa confiscata al broker nel torinese. Andiamo adesso al quotidiano della Sud con al centro le amministrative. Calabrese rivince Locri, affluenza record. Fuda ottiene la conferma a Gioiosa Ionica. Cambio a San Procopio, sconfitto l'Aberti, Castro Nuovo. San Ferdinando, Oliverio, tendopoli da smantellare. Il governatore punta al modello Riace. Oggi la visita del presidente della Camera. Il presidente del PD Orfini replica i post su Facebook contro il partito e l'ex esecutivo, disonesto non vedere le differenze tra noi, Di Maio e Salvini. Il delitto di Villa Piana, gli equilibri mutati nel racconto del pentito per Ciaccante, clan Portoraro e ascesa degli zingari con il via libera del locale di Cirò. A Francavilla funerali blindati per Leonardo Portoraro, ucciso davanti al suo bar ristorante in pieno giorno. Il consigliere regionale Gallo vigilare sugli appalti per la 106. Politica, ripartire da una coalizione larga, si apre il dibattito dopo l'intervista a Sebi Romeo. E poi il caso Salvini. Salvini sfida Malta e chiude i porti italiani alle navi Aquarius. Sul taglio basso troviamo Reggio, raccolta porta a porta tra proteste e proposte, micro discariche abusive, sanzioni agli incivili, ridotte le sacche di resistenza. Scomparsi anche gli ultimi cassonetti, restano invece le criticità del servizio in alcune zone. Ritorniamo adesso a Gazzetta del Sud per sfogliare l'interno e raggiungere quindi le pagine dedicate alla nostra regione. Troviamo così lo speciale sulle amministrative 2018 in Calabria. A Locri e Gioiosa, Calabrese e Fuda si riconfermano. Condofuri sul filo, i due centri della Locride hanno scelto la continuità. Nella cittadina dell'area grecanica, testa a testa tra Domenico Paino e Tommaso Iaria. Vediamo qui ancora Seminara dove vince il poliziotto. Arfuso, clamoroso a San Procopio, Lamberti Castronuovo battuto da Giunta. Ribaltone anche a Serrata, mentre Rosano si prende San Pietro di Caridà. Poli e Dinami eleggono i sindaci testa a testa a Mileto, nella Vivonese sfida rosa all'ultimo voto a Filandari tra Fuduli e Grasso. Papillo avanti a Girocarno, battaglia fra Pungitore e Landro a Parghelia. Operazioni di scrutinio vigilate dai carabinieri nel centro turistico vicino a Tropea. Andiamo a Castro Libero dove plebiscito per Greco, volata nella notte a Casali del Manco, nel Cosentino Verdetti all'alba in molti dei 16 comuni chiamati a rinnovare gli organi elettivi. Crolla l'affluenza ai seggi, si è recato solo il 60,23% degli aventi diritto. A Terra Vecchia, vittoria di Mauro Santoro, ha partecipato un cittadino su quattro.
A Petiglia Policastro, area di Nicolazzi Bis, nella Crotonese, quattro paesi alle urne. Lo troviamo qui in basso, dove nei seggi di Scandale è un testa a testa tra Brescia e Barberio. Partita aperta a Savelli e Cerenza, dove gli schieramenti sono fronteggiati fino all'ultimo voto. Ussia Guardavalle, battaglia a Satriano. I risultati parziali nella Catanzarese danno indicazioni significative. A Santa Caterina la spunta invece Severino. Tra Serra e il Russo la corsa Curinga, Gallello vince invece a Gasperina. Voltiamo pagina e troviamo l'attualità con Salvini che chiude i porti Aquarius, appello all'ONU. Fico oggi in Calabria, dove lo Stato riferisce stia vicino alle organizzazioni che aiutano gli ultimi. Il Presidente della Camera visiterà infatti la tendopoli di San Ferdinando. Nei giorni scorsi l'omicidio del Magliano Somalia Sacco. Oliverio intanto con le dichiarazioni smantellare il disumano accampamento degli stranieri, riferendosi alla tendopoli di San Ferdinando. Sorvoliamo il mondo e raggiungiamo la Calabria con Irto. In Calabria servono riforme, il Presidente rilancia il ruolo propositivo del Consiglio regionale, la più urgente è quella della sanità. Il governo Conte guardi anche al sud, non basta fare annunci o avviare il cambiamento, bisogna incidere nella vita quotidiana. Al centro di questo articolo, nella pagina calabrese, l'intervista al Presidente Irto. E poi a destra troviamo tanti politici chiamati a testimoniare, Talarico e le cene non pagate, al via il processo. Dal 16 giugno a Lamezia il giudizio innescato da un ristoratore. Lo chiede il Consiglio, Alessandro Nicolò, per limitare il consigliere, Alessandro Nicolò, per limitare il disagio dei cittadini, nominare il garante regionale della salute, una figura indipendente contro la violazione di diritti costituzionali. Nella foto Alessandro Nicolò che sulle condizioni della sanità pubblica impongono tale scelta. Voltiamo ancora pagina, raggiungiamo l'Andrangheta che spazza via la vita ma non la speranza di lottare. Intimidazioni alla famiglia del commerciante di Paola Pompeo Panaro, ucciso dai boss nel 1982. Libera Calabria si schiera con il figlio della vittima che cerca verità e giustizia. Al focus un'inchiesta che va avanti ormai da anni. In sintesi, non è soltanto il caso delle intimidazioni, ma anche a destare apprensione ci sono anche storie nella storia, una sentenza del tutto errata che andrebbe ancora rivista. Auto danneggiate, cani uccisi e una volpe trovata impiccata vicino all'abitazione, queste le intimidazioni. Migrante ucciso, indagini ancora aperte. Inquirenti di Vibo, dopo l'arresto del 43enne di San Calogero, stanno verificando altre responsabilità. Il Magliano ammazzato il 2 giugno nei pressi di una vecchia fornace. Sacco Somalia, attivista dell'USB, ferito mortalmente alla testa. Lo vediamo qui in basso in fotografia. Ritorniamo in alto, dove troviamo la strada Gagà, il cantiere della Gallico Gambari, la Filca CISL suona l'allarme e la strada dei sogni perché unirà mare e monti in meno di 20 minuti. Le cattive avvisaglie colte dai sindacati avevano provocato però lo stato di agitazione nel cantiere. Usura e racket, una ferita sempre aperta. Il quadro attuale nelle 5 province calabresi fornito dal prefetto Domenico Cuttaia durante un seminario a Vibo Valentia. Nell'anno in corso 9 le istanze da parte delle vittime dei cravattari, nessuna accolta. Il forte calo sono anche le denunce, difficile l'accesso al fondo e tempi d'attesa biblici. Nel 2018 deliberati in Calabria solo 672.000 euro circa. Negli ultimi 6 mesi recepite 19 domande in tutta la regione relative ai contributi anti-racket. Parte a gonfie vele la stagione turistica sulla costa ionica. Ieri i turisti hanno preso d'assalto le spiagge che si snodano tra Rocca Imperiale e Sibari, sold out negli stabilimenti balneari. In programma anche una serie di concerti di forte richiamo. Soprattutto le famiglie hanno optato per le strutture attrezzate. Andiamo a San Marco, dove resta pericoloso il bivio in località Cimino, e poi Corigliano Rossano modellare gli indirizzi dello sviluppo urbano. L'appello del leader del Coraggio di Cambiare
cambiare Giuseppe Graziano, sollecitato il presidente della regione Mario Oliverio. Panico e lunghe code sulla 18 per la presenza di 4 tutor ingorghi nel fine settimana lungo la statale che collega Paola con Cosenza. I controlli elettronici sono entrati in funzione dopo alcuni incendi. Il focus sull'installazione dei nuovi tutor per il controllo elettronico della velocità lo troviamo al centro di quest'articolo di Gazzetta del Sud. Andiamo a Castrovillari, dove l'incontro con Anna Pertu Petrungaro, l'impegno civile della poesia e l'esaltazione della donna, grande interesse per la relazione dell'autore calabrese Pino Corbo. Dibattito oggi pomeriggio a Rende, riflessione politica organizzata da DEMS, iniziativa voluta dal consigliere regionale Carlo Guccione. Clan Gallico, estorsioni a tappeto per il controllo del territorio. A Palmi, nelle motivazioni della sentenza d'appello Fiore, la misura del livello di invasività dell'organizzazione criminale. Le armi e poi le abitudini a delinquere, le estorsioni all'interno dell'articolo tra parti offese che hanno testimoniato sulla raccolta di denaro per pagare i legali dei detenuti. A Reggio, comuni alla firma dei patti per la sicurezza, e poi Gioia Tauro, travolta dai problemi, la Chiesa le tende una mano. I parroci della città soffrono con i loro fedeli. Il vescovo Militi ha consacrato la città al cuore immacolato della Madonna. Disoccupazione dilagante, porto che arretra, ombra dell'Andrangheta, ospedale mal dirotto. Questi i mali della città di Gioia Tauro. E poi andiamo a Roccella Ionica, il prefetto in visita e 38 giovani migranti sbarcati nella notte. Tra loro c'è anche una 19enne afghana in dolce attesa. Nel Regino l'accoglienza è gestita con passione e professionalità, queste le parole del prefetto. Applauso dei costruttori per i 200 milioni stanziati dalla Regione, bando sull'edilizia scolastica, Lance chiama gli enti locali. Berna, scade il 3 luglio, fondamentale che non si disperdino queste risorse. Roghi tra Corigliano e Rossano, notte di fiamme nella terra dei boss e c'è l'odore di pizzo, andati a fuoco 3 automobili e un capannone. Sono state prese di mira anche le colonnine di un distributore di carburanti. E poi i soldi della statale 106 che verranno investiti nelle attività tedesche di Girotani, Zingari e Coriglianesi. La Germania, connection dei clan, la caccia ai 2 killer di Villa Pianolida porta fino a Francoforte e Hofbecken. La decisione di sbarazzarsi di Porto Raro è arrivata dopo diversi summit, l'inferno scatenato in 59 secondi. L'agguato mercoledì scorso alle ore 11:20, la missione di morte firmata da 2 killer di professione sono arrivati in via nazionale a bordo di un Audi A3 rubata e hanno sparato con una pistola e un Kalashnikov, 36 colpi, 35 dei quali hanno centrato Porto Raro, tutto in 59 secondi, pensate. Gallo, vigilare sui soldi pubblici nella Sibaritide, appello del consigliere regionale Gianluca Gallo alla commissione anti-ndrangheta. Voltiamo pagina e raggiungiamo l'operazione Stige e gli affari illeciti della cosca di Cirò. Smantellata la rete dei boss latitanti, restano in carcere i favoreggiatori. Cataldo Marincola, Silvio Farao furono scovati in un casolare in Sila. Queste le immagini dell'operazione dei carabinieri. E poi nel Catanzarese i carabinieri sequestrano 2 fucili, munizioni e droga. Incendiata la villa del broker calabrese destinata a Libera, giallo alle porte di Torino. L'immobile è stato recentemente confiscato a Nicola Assisi, inserito nella lista dei 30 ricercati più pericolosi. L'amministratore giudiziario ha censito i danni. L'associazione antimafia conferma la propria assemblea nell'immobile. Voltiamo pagina e troviamo nel Vibonese un punto di riferimento restituita alla sua centralità. È tempo di dieta mediterranea, Nicotera si riprende lo scettro. Studiosi del settore, accademici e giornalisti enogastronomici al meeting internazionale voluto dal governatore Oliverio. Sanità, ambulatorio di senologia, lì dove l'eccellenza è sospesa. La struttura dell'ospedale San Giovanni di Dio a Crotone, lo vediamo qui in foto. Il centro, inaugurato nel marzo del 2016, è chiuso a dicembre 2017.
Il problema del rifornimento crea disagi al volo per Bergamo. Pit stop a Lamezia dell'Euromobile partito da Crotone. La questione cherosene risaputa dalla riapertura dello scalo Pitagora. E poi controlli a tappeto dei carabinieri nel centro di Vibo Valentia. Troviamo in basso a sinistra sequestrati munizioni e tre grossi petardi. Sono state identificate 30 persone. Multe per violazioni del codice della strada. Con lo sport chiude Gazzetta del Sud e noi raggiungiamo l'interno del Quotidiano del Sud, dove troviamo le amministrative nord-est Carroccio verso l'Exploit. Con le pagine della Calabria zoomiamo sulla tendopoli di San Ferdinando. Oggi la visita di Fico e dell'Ampi. Orfini replica i post su Facebook. L'impegno del governatore Oliverio per San Ferdinando. Puntiamo al modello Riace. Crotone, Sant'Anna senza carburante e il volo Ryanair fa scalo per rifornimento. A Reggio troviamo il capitano della nave delle ONG Sea-Watch. È stato sentito dagli inquirenti le indagini sullo sbarco dei 230 migranti, acquisiti anche video dei giornalisti. A Catanzaro la sanità, i tagli pesano sulla comunità, duro documento della CGIL sul contenzioso con i privati. Un missile contro il clan Portoraro, zoomiamo sull'articolo del delitto di Villapiana, equilibri mutati a Cassano dopo l'operazione Stige, il pentito perciaccante raccontò l'ascesa degli zingari con l'ok del locale di Cirò. Intanto i funerali, esequie blindate a Francavilla, il consigliere regionale Gallo, vigilare sugli appalti per la statale 106. A Reggio, rifiuti, porta a porta, proteste e proposte, microdiscariche abusive e sanzioni agli incivili, ridotte le sacche di resistenza. Scomparsi anche gli ultimi cassonetti, restano le criticità del servizio in alcune zone. Edilizia, contratti di locazione, accordo definito e poi ancora in basso troviamo la curiosità. Due regini firmano un'opera lirica in vernacolo. La città e lo stretto sono i protagonisti del libretto. Vediamo qui in foto Giuseppe Nicolò e Girolamo Deraco. Patrimonio, iniziativa dell'Accademia delle Belle Arti sposata da La Ruffa Editore alla scoperta dei tesori nascosti, la rivoluzione culturale del corso di elementi di architettura e urbanistica. E poi lo sport, viola campione regionale degli Under 30 e con deontologia e primo soccorso chiudiamo questa parte dedicata al Quotidiano del Sud. All'ordine dei camici bianchi e regini, appuntamento per i neolaureati. Serve una buona comunicazione tra medico e paziente per la fiducia reciproca. Continuiamo a sfogliare Quotidiano del Sud con la provincia. Soffermiamoci sulla Locride con le amministrative. Calabrese riconfermato sindaco, alle urne si è recato il 65,29% degli aventi diritto al voto. Locri sceglie la continuità e promuove il lavoro del primo cittadino uscente. Zoomiamo sull'articolo e troviamo tutti i dettagli della nuova giunta del sindaco eletto Giovanni Calabrese. Tutti per Locri riceve il 70% dei voti, contro Scelgo Locri che riceve il 30%, il 30% con Vincenzo Carabetta. Tra i preferiti Roberta Cursi, Anna Baldessarro, Domenica Bumbaca, Marco Cavaleri, Giuseppe Fontana, Piero Emilio Leone, Domenico Maio, detto Michi, Anna Maria Mollica, Francesca Multari, Giovanna Panetta e ancora Vincenzo Panetta, detto Enzo, Tommaso Raschellà, Jessica Romeo, Raffaele Sainato, Anna Rosa Sofia e Mariangela Verte Ramo. A Gioiosa Ionica invece ripromuove Fuda con la chiusura di seggi alle 23 con al voto 56,92% degli aventi diritto. Il trend fino a tarda notte è stato indirizzato verso il 63% per l'amministrazione uscente. Eletto quindi Salvatore Fuda con Gioiosa Bene Comune che riceve il 63% dei voti contro Tito Greco che si ferma al 37%. Tra la squadra di Salvatore Fuda, Loredana Calabrò, Domenico Coluti,
Cuccio, Laura Crimeni, Marisa Femia, Natale Loccisano e ancora Salvatore Napoli, Serena Palermo, Giulia Papandrea, Lidia Ritorto, Luca Ritorto, Maurizio Zavaglia e Samuel Zenone. Nella Piana invece ancora con le amministrative a seminare a Costantino Telefono al nuovo sindaco Arfuso. La lunga notte dello spoglio a San Procopio, il sindaco uscente è battuto per solo 12 voti di scarto. Qui vediamo tutti i dettagli con l'elezione a Candidoni di Vincenzo Cavallaro, Cosoleto, Antonio Gioffrè, San Pietro di Carità, Sergio Rossano e poi San Procopio, Edoardo Castronuovo, battuto da Giovanni Domenico Giunta e poi ritroviamo Salvatore Papalia a Santa Cristina d'Aspromonte e a Serrata Salvatore Vinci. Continuiamo con la sezione dedicata alle notizie della Locride, andiamo a Caulonia dove il pericolo del ponte sull'Allaro incombe, ma i tecnici ANAS rassicurano sulla viabilità dopo i ripetuti rilievi tecnici, sempre più complicato percorrerlo. Un avvallamento preoccupa intanto i cittadini. Pazzano, bilancio positivo per i primi 3 anni dell'amministrazione Taverniti, unico cruccio la mancata approvazione della differenziata. Polista, una grande festa per gli alunni della primaria Custodia, mostra creativa con il materiale di riciclo, laboratori, canti, filmati e degustazioni. Ritorniamo in alto dove troviamo 5 frondi con IA in piazza per festeggiare il primo triennio. Bonus per ricerca e sviluppo con società e fisco e poi continuiamo a sfogliare il quotidiano del sud, troviamo la sezione dedicata allo sport. Chiudiamo quindi questa rassegna stampa dando uno sguardo al sito di Telemia www.telemia.it. Vi ricordiamo che è possibile seguirci anche sul social network Facebook cliccando mi piace alla nostra pagina. In apertura quindi le elezioni comunali 2018 con i risultati comune per comune. Migranti, troviamo poi in preferenza, in evidenza, il prefetto in visita al centro di primo soccorso di Roccella Ionica. Ci adegueremo alle direttive del Viminale, queste le dichiarazioni del prefetto Michele Di Bari. E ancora migranti, la svolta di Salvini, porti italiani chiusi, compresi anche quelli di Reggio e Roccella Ionica. Elezioni comunali 2018, in Calabria ha votato il 59,03%, in provincia di Reggio Calabria il 55,97%, affluenza quindi in aumento nelle scorse elezioni comunali dei 49 comuni della Calabria interessati dal voto. E poi lo speciale di Al Voto è andato in onda in diretta questa notte per darvi tutti i risultati in tempo reale e ritroviamo ancora altri dati sulle elezioni di ieri. Oliverio poi smantellare in tempi certi la baraccopoli di San Ferdinando. L'impegno dello Stato per San Ferdinando, ieri la visita del governatore della Calabria che punta al modello Riace. Libera, 'Ndrangheta, minacce al figlio del commerciante ucciso nell'82. Migranti, la svolta di Salvini, ritroviamo anche qui lo speciale sul porto italiani che devono essere chiusi per Salvini, compresi anche quello di Reggio e Roccella Ionica. A Siderno ho trovato un piccolo squalo sulla spiaggia. Poi troviamo tutte le sezioni al voto, l'attualità con Siderno che nel decennale della tragedia ricorda con una cerimonia Alba Lucia, Federica e Alessio, scomparsi il 15 giugno 2008 a Siderno. Ancora a Siderno il TAR dispone la sospensiva e il Paradise Beach può riaprire. È possibile poi trovare tutte le nostre sezioni con cronaca, attualità e politica, ambiente, agricoltura, territorio e ancora sport, scuole, università, salute e medicina e religione. Vi rimandiamo quindi alla nostra pagina Facebook e al nostro sito www.telemia.it. Grazie per l'ascolto, buon proseguimento sul nostro canale.
Temi Energy, l'energia alternativa direttamente a casa tua. Fotovoltaico, la nuova frontiera dell'energia solare. Il solare termico, l'energia gratuita fornita dal sole per scaldare acqua e casa. Eolico, altra frontiera di energia alternativa. Inoltre impianti di climatizzazione e riscaldamento senza emissione di CO2 nell'aria. Materiale elettrico e sicurezza, illuminazione a LED, bioedilizia e pellicole per vetri. E mobility, scooter e bici elettriche. Temi Energy. Contrada Riposo a Locri. La vita è tua. Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Centro Medico Gastroenterologico e Polispecialistico Endo Studio del Dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via Provinciale, Contrada Riposo, a Locri, la scienza medica al servizio del paziente. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Devi completare il tuo tetto? La scelta giusta è Raffaele Pezzano, installatore gronde. Inoltre, realizza strutture e coperture metalliche, lamierati e lavorati in rame, alluminio e acciaio inox. Raffaele Pezzano esegue piegature di lamierati fino a 6 metri senza giuntura. Tante squadre per realizzare un unico obiettivo, quello di soddisfare le esigenze del cliente. Raffaele Pezzano, da due generazioni, esperienza e qualità. Inoltre, si eseguono lavori con piattaforma aerea fino a 19 metri, anche a noleggio con operatore. Raffaele Pezzano. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo, animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Locri e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324 69 077 28.